Ciao a tutti, benvenuti a Social Town. Ciao! 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 E allora andiamo in giro per Bologna, vero? Siamo a Bologna? Sì, ah! Allora, app, cioè assolutamente, app Social Town, qua, ciu, guarda qua, guarda là, via! Ciao, piacere, sono Simone, titolare di Bologna Clima, negozio Daikin ufficiale a Castelmaggiore in via Gramsci. Oh, Daikin, proprio quello che cercavo, perché voglio proprio un condizionatore per tutte le stagioni. Sei venuta nel posto giusto. Prodotto nuovo che ti posso far vedere, il modello in mura. Ah, questo, bellissimo. Modello di design. Altra grossa novità, è possibile comandarlo tramite smartphone con un'applicazione gratuita scaricabile da internet. Sì. E da fuori puoi fare, magari mentre torni dal mare o dalla montagna, caldo, freddo, in casa tua prima di giungere. Te lo regoli a distanza? Te lo regoli a distanza. C'è per caso, non so, un telecomando? Certo, c'è il suo comando specifico. Allora, se io spingo qua, cos'è? Più freddo? Fa più freddo, esatto. E se spingo là, ad esempio, va più caldo? Là, fa con caldo. La pompa di calore puoi fare più caldo. Ancora più caldo e faccio caldo, ecco, capito? Per cui qui, ad esempio, se voglio fare più freddo, aggiungo qui. Ma guarda che carino questo telecomando, mi piace un sacco. E adesso vado sul caldo. Ecco qua, è bello, caldo ancora di più. E invece di qua voglio fare un po' di freddo. Sì, sì, un po' di freddino, un po' di freddo. Beh, e adesso blocco. E adesso riprendo. Ecco, qui invece vado col freddo, molto freddo. Freddissimo. E qui molto caldo. E poi freddo. E qui cambio idea e voglio il caldo. Ma poi non ne posso più, voglio il freddo e il caldo. Ma basta! Era divertito. Ma cosa state facendo? Assistenza lei? Ci pensiamo voi? Noi. Ma che razza di assistenza? Tranquillo, grazie per l'assistenza. Aia! Uffa! Ma veramente siete due tipi assurdi voi, eh? Non come questo signore della Daikin. Lui sì che è una persona molto carina. Anzi, sai che ti dico? Gli voglio proprio regalare un bel paio di occhiali da sole, perché gli starebbero anche molto bene, no? Nella dieta egizia c'era il kamut, che era un antico grano egiziano. What do you think about kamut? About kamut? Kamut. Kamut? Kamut. Kamut? Kamut. Io adesso sono la dieta. La dieta egiziana fa? Sì. Qu'est-ce que c'est kamut? E cosa mangia nella dieta egiziana? Ah, suppa di verdure, la frutta e la verdura. E il kamut? E carne, di ma pollo. Ma cos'è? Tutto, mangia tutto. Che dieta è? Mangia di tutto. È strano che in mezzo alla strada mi chiedano cos'è il kamut, così. He needs some cool tunes, not just any rules to fight. But they didn't have ice cubes, so he bought vanilla ice. Now cruising in his Pinto, he sees homies as he pass. But if he looks twice, they're gonna kick his lily ass. Ciao, come stai? Bene, bene ragazzi. Sai perché sono così felice? Sì, no. Perché lui ha perso una scommessa, adesso mi compra degli occhiali. Mi ricordo, oh, veramente. Sì, l'hai persa, mi ricordo dai, io. Un paio di occhiali così a buon mercato, degli occhiali da sole per esempio. Ti piace questo? Occhiali per andare in America, non li vedi? Se anziché occhiali da sole compri occhiali da pioggia con tergicristallo. No, col tergicristallo, ma sono stupendi. Belli questi. Occhiali per quando hai mal di pancia, hai visto? Ma dai, che meraviglia. Poi si muove, guarda che muove la testa addirittura. Complimenti. È sempre il tuo negozio molto tecnologico. Questi. E quelli invece, cosa stai facendo? Cos'è questo? Questi invisibili? Non c'è niente? Sono invisibili, però non è la mia gradazione.
Bah. E questi qua invece? Oh, ma chi è? Ma è l'espositore un po'... È il nostro espositore elettronico questo. Ho capito, ma morde? Mangia i clienti per forza, amore. Ah, mamma mia, ragazzi. Vabbè, io allora, guarda, facciamo così che me ne voglio proprio andare. Un paio di occhiali normali da tipo riposa vista. Ecco, così ti gira tutto, no, e ti riposi. Fantastico, vediamo. No, ti prego, vedo tutto. Vedo pure la galassia, come sto? Che meraviglia. Questi li prendo, però. Senti, scusa. Sì. Fai? Niente, ho la Younger Card, perché? Che guardi, scusa. Ma con la Younger Card me lo fai uno sconticino a lui che paga? Eh? Younger Card. Noi abbiamo un trattamento speciale per chi porta la Younger Card. Che bello, scusa, me la riprendo e me ne vado, ci vedo benissimo, sono troppo contenta. Ah! Chiara, Chiara, scusi un attimo, arrivederci. Complimenti, Chiara. Ma che simpatico Pasquino! Veramente! Regaliamone una bella macchina! Ma perché no? Dai! Sono. Guarda, ma, che bello! Scusi, ma lei che è, scusi? Piacere, Chiara Sani. Piacere, Mauro. Ah, dove mi trovo? All'autocommerciale, Skoda, via del Giordano 33. Cioè, questa qua è una Skoda? Questa è una Skoda, questa è uno Yeti, turbo diesel 1.6 Greenline. Mm-hmm. Versione Easy. Cioè? Cioè, di serie, clima, autoradio, cerchi in lega, vetri posteriori oscurati, sensori di parcheggio posteriori. E posso fare una domanda? C'è anche il teletrasporto? Teletrasporto, no. Bluetooth, sì. Quindi può parlare al telefono senza togliere le mani dal volante. Adoro! Ma dove sono? All'autocommerciale, Skoda. Via del Giorgione 33. Ah, benissimo. Bella questa, però. Sai che mi piace. Ma il prezzo come si è messi? Ma questa ce l'abbiamo in offerta promozionale. E poi fra 3 anni puoi decidere se tenerla, comprarne un'altra o ridarmela indietro. Allora, guarda, ne voglio 8. 2 rosse e 2 bianche. Non sono 8. Io ne vorrei 4 tutte tempestate di Strass, se possibile. Oh. Ma cosa fai qua? È arrivato anche lui. Ma come fa ad essere vivo, scusa? È vivo perché questo è un SUV compatto, quindi è alto. Ah. Quindi ce la fa. Ho capito, e se fosse stato basso? Se fosse stato basso era una sogliola, però con le emissioni come fa? No, può star lì, tanto queste hanno le emissioni più basse della categoria, quindi... Allora la prendiamo. Ciao! Ciao. Ma non avete pagato? Ma dov'è la Skoda? È rimasta in via del Giorgione. Comunque gli porto un caffè. Ciao Mauro. Ciao. Dessert. Dessert? Yes. Un deserto? Camut? Mm-hmm. Animal. Animal? Small animal. Un animale piccolo? Piccolo, sì. Piccolo animale? Sì. Camut? Sì. Do you have a camut? No. Camut non ce l'hai? No. Tu non hai camut? Tu non hai camut. You would like to have a camut? Ti piacerebbe un camut? Maybe. Il cugino del mammut che sta a dieta. E quindi un antico animale. Un antico animale che sta a dieta perennemente. The camut can go where he wants, wherever he wants. Sì. L'hai visto il... No, al penultimo respiro si chiama. Ma è giallo? Sì, lo avevo conosciuto a pochissimo. Oddio, no, non l'ho visto. Però non ho tempo di andare al cinema, quindi me lo perdo sicuro. Me lo racconti? Me lo racconti tu? Beh, vai, vedere un'altra cosa. Cioè, ma di che parla? Ma è una storia che non è proprio horror, ma rasenta l'horror, però è tutta psicologica, introspettiva, no? Cioè, tutta questa continua tensione dall'inizio alla fine, dove a volte veramente non succede niente, ma senti questo, c'è una paura, c'è la gente, tensione, senti, l'ansia. Senti proprio la vibrazione della gente. Ma dai, sì. La fame, guarda. Anch'io. Che bello. Buongiorno signori, siete pronti per ordinare? Beh, cosa fai qui?
Ci conosciamo? Beh, Luciano, cosa stai? Shhh. Sai, con la crisi, secondo lavoro, ma cioè, Luciano Manzanini che fa il Caia. Buongiorno, buongiorno, tutto bene? Sì, 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 sì. Vi sta dando fastidio, no, ragazzi, perché sapete nuovo, è un attimo in prova, sì. Mi raccomando, a modo, certo. Grazie. Benvenuti al Mavalà. Mavalà. Mavalà, siamo qua, sarà in Mavacqua. Esatto, e se fosse su? Mava su. E giù? Mava giù. E lì? Mava lì. Questi comici. Desiderate ordinare? Certo, siamo qua. Il solito. Ma lei non è mai venuto? Non conosco. Luciano. Ah, sì, certo. Allora, io prenderei, per iniziare... Per preparare lo stomaco. Tortellini, in brodo. Odo. Anche alla panna. Anna, sì. Lei, signorina? Beh, io, vabbè, sarei un po' a dieta, uffa. Non approfitti, so, andiamo. Ne approfitto, vabbè. Oltre alla tradizionale cucina emiliana, abbiamo il nostro menù speciale di mezzogiorno. Primo, secondo, contorno, vino, acqua, caffè, a soli 12 euro. Vabbè, sarei a dieta. Strappo la regola. Mi faccio un'insalatona, dai. Certamente, abbiamo tutti i prodotti provenienti dal nostro orto, sa, proprio qui sul retro. Scusi, ha detto ubicato qui ubicato l'orto? Ubicato sul retro, proprio. E quindi tutte le verdure, tutti l'insalata, freschissima. Sì, freschissima, ubicata sul retro. Tantissima ubicata sul retro. Io vado un attimo in bagno a inciprarmi il naso, se non vi dispiace. Arrivo, mademoiselle. Vado subito. Pensavo una promoscita di qualche elefante, di qualcosa, no? Cioè un animale? Un animale, no? Il camut. It's like an elephant. È come un elefante. Anywhere it wants to be, it's where you let it go. Sì. Ma il camut lo mangia? No. Perché? Ha quel saporino un po' così? Non mi piace. E fanno la pizza dietro casa di un mio amico, ci fanno la pizza col camut. E... Fa bene anche alla memoria? Certo, credo. Tutankhamun che c'entra? Tutankhamut. Ah, ok. Vabbè, dai. Praticamente la storia è quella di un avvocato. Sì, arrivo, aspetta. Un attimo. Ma, no, la storia dell'avvocato? Luciano? Me la racconti? Ma come finisce, Luciano? È andato via, è scemo? Vi racconto la storia. E adesso il finale? Scusi, scusi, lei lo sa il finale? Veramente no. Mi dispiace, non riesco. È il finale.